Con il 1° marzo qui a Sanremo siamo entrati nel vivo del concorso dedicato al web che unisce il palco del teatro più famoso d'Italia, quello del Festival della Canzone Italiana, con l'anima del progetto web. Un concorso davvero innovativo, solo per giovani, anziani astenersi, infatti è tra i 18 e i 35 anni il range massimo, ed è un concorso per frammenti, quindi un po' come la nostra rubrica, e il titolo è Ariston Comic Selfie. A rappresentarlo qui l'ultima generazione dei patron del teatro Ariston, Chiara Magliocchetti, che con Edoardo Mecca presenterà la finalissima del 31 maggio, ma parliamo della fase attuale di questo progetto. Grazie. Allora, Ariston Comic Selfie è un talent nato 3 anni fa, quindi siamo giunti alla 3ª edizione, e diciamo che è un'idea nata dal fatto che molte persone, sia turisti che non, venivano davanti all'Ariston a farsi dei selfie. Allora abbiamo cercato di unire l'esterno con l'interno del teatro, o qualsiasi set in cui i ragazzi di oggi si fanno i video al palco dell'Ariston. Appunto, i ragazzi aspirano, comandando questi video, li si vuole premiare portando i migliori sul palco dell'Ariston. Siamo giunti alla 3ª edizione, come ho detto prima, la manifestazione si è evoluta, perché il primo anno avevamo 9 finalisti solamente di comic selfie, quindi 90 secondi di video in cui davano il meglio di sé i giovani ragazzi appunto tra i 18 e i 35 anni. Nel secondo anno abbiamo introdotto la parody. E invece oggi abbiamo ancora delle novità, in quanto introdurremo una 3ª sezione, la selfie poetry, in cui ci saranno video di 120 secondi massimo anziché di 90, ma 90 rimarranno il massimo delle parole che potranno scrivere nelle loro poesie. Un'altra novità è il selfie meme, in cui vogliamo far apparire, infatti è una regola in cui nella foto deve apparire il volto del ragazzo che si iscrive, e mandarci massimo 3 selfie meme. Vogliamo appunto che i protagonisti siano loro. Un ciclone di novità per Ariston Comic Selfie quest'anno, visto che saranno anche elargite delle borse di studio dalla SIAE e che tornano dei nomi vincenti dello scorso anno, è così? Sì, allora la SIAE è partner di Ariston Comic Selfie fin dalla prima edizione, e quest'anno appunto darà queste borse di studio che saranno assegnate alle 3 categorie da parte della giuria. Esatto, invece i ritorni di Ariston Comic Selfie, oltre ad Angelica Massera, come parlavo prima, ci sono anche Marco e Fabiano, che hanno vinto l'anno scorso il premio della parody, il premio del voto del web, e ritorneranno il 24 maggio insieme a Maria Veronica Genovese, invece vincitrice della sezione giuria, e torneranno il 24 aprile al Paolo Ruffini Show insieme a Diana del Bufalo. E i numeri dello scorso anno sono stati veramente da record, perché nel 2017 si contavano 120.000 voti e per la diretta streaming di oltre 3 ore 90.000 persone. Ecco, quello che ha colpito è che di solito i video in internet sono davvero corti, tra i 2 minuti massimo 3, invece per 3 ore sono stati davvero seguitissimi. Un altro fattore che stupisce è proprio quello della selfie poetry, visto che nella giuria di qualità c'è anche Giuseppe Conti, la giuria di qualità che è presieduta da Carla Vacchino, e in realtà è un ritorno, perché alla fine degli anni 90 e nei primi 2000 l'Ariston aveva proposto in partnership con la RAI una trasmissione, La poesia incontra, di Anna Rita Chierici, che aveva
ha avuto, secondo i dati pervenuti, il 23% di share, e quindi sono dati che gareggiano anche un po' con Sanremo Young, che è la manifestazione che avete adesso con Antonella Clerici. Sì, esatto, comunque Giuseppe Conte è stato, torno un attimo su Giuseppe Conte, è stato parte della giuria di qualità nella prima edizione di Ariston Comic Selfie, è un grande poeta e scrittore, autore di saggi e molti altri lavori. E, sì, comunque l'intento sempre di Ariston Comic Selfie è di puntare sui giovani che vogliono, diciamo, crescere in questo campo del web talent, che oggi è molto diffuso e molti sono diventati virali, molti video, molti ragazzi sono diventati, esatto, famosi con milioni di visualizzazioni e follower. Infatti il primo anno di Ariston Comic Selfie Angelica Massera ha avuto un successo incredibile, e il secondo anno infatti è stata lei la presentatrice di Ariston Comic Selfie. A proposito dei virali, c'è chi si divide leggendo meme, chi legge meme, però insomma questa categoria, che così con questi difetti di pronuncia diventa anche un po' come la canotta più famosa d'Italia, è diventata veramente debordante. Tra tutti i VIP è quella un pochettino più dissacrante, quella più divertente, e deriva comunque dal greco, etimologicamente vuol dire proprio imitazione e parodia, e sconfina anche nel politicamente scorretto, visto che ad esempio tra i più letti di questa categoria ho visto che ci sono quelli di Bocelli che scherzano per esempio sulla vista dicendo: se non ci vediamo prima, buona Pasqua, quindi iniziamo già a pensare a Pasqua. Oppure c'è Enzo Miccio che diventa una sorta di Mastro Lindo italiano, Umberto Eco con la scritta laterale "quando parlo mi sembra di risentirmi", o ancora Marilyn Manson che si trasforma a forza di operazioni in Nicolas Cage. Ecco, questa forse è la categoria un po' più attuale, sì, un po' più divertente. Esatto. Da fino a quando c'è tempo per poter, ecco, mandare, allora, questi... Le date sono, diciamo, per il selfie meme, è partita dal 1 marzo e fino al 30 di aprile, sì, fino al 30 di aprile ci sarà tempo per inviare massimo 3 selfie meme. Invece per quanto riguarda la categoria comic selfie, dal 1 marzo fino al 27 di marzo, invece per la parody e la poetry, che partiranno insieme, andranno di pari passo, dal 10 al 26 di aprile. La comicità è un tratto fondante del teatro Ariston e raccoglie sempre grandi numeri. Ad esempio, tra i prossimi spettacoli abbiamo quello del 6 aprile con Giuseppe Giacobazzi, io ci sarò, ma è anche molto atteso Paolo Ruffini nel, esatto, suo show. Paolo Ruffini il 24 aprile insieme a Diana Del Bufalo terranno uno spettacolo comico e sono molto curiosa appunto di vedere cosa... Quello che mi diverte di Ruffini è che parlerà della comicità anni 90 tra i gettoni delle cabine telefoniche, che poi diventano le ricariche di questo internet che non basta mai sul telefono per poter parlare con i social. Qual è stato il tuo approccio invece alla tecnologia? Sei una nativa digitale, hai subito iniziato con Facebook, oppure ma io ci hai messo un po', non sei su Facebook? No, io sono sui social e devo dire che ho iniziato su Facebook proprio quando l'hanno inventato, per così dire. Era il 2008, ma mi ricordo che l'interfaccia era una roba difficilissima, e invece oggi insomma si è evoluto molto, poi è nato Instagram, diciamo che non sono su Twitter perché non ho ancora ben capito come funzioni, sì, sono abbastanza social, devo dire. Senti però il peso un po' della tua famiglia che ti lascerà comunque il testimone, sei l'ultima generazione, sei la più giovane della dinastia dei patron dell'Ariston, e qui ci hai portato in visione il primo catalogo proprio del teatro Ariston, del festival del 1950 al 1975. E questo è il primo libro e testimonia, oltre che molte interviste e i primi, i primi eventi. Qua vedo una foto della box, che c'è stato il campionato del mondo dei pesi medi nel 67, ma
più trovo interessante l'inizio in cui non vi era nulla, tant'è vero che si alternavano due attività, il cinema estivo all'aperto e d'inverno c'era una bocciofila con un bar, quindi attività all'aperto su, diciamo, piani orizzontali, quindi necessitavano di molto spazio più che. E poi, diciamo, nel 53 hanno iniziato i lavori e hanno costruito il teatro inaugurato 10 anni dopo, nel 63. E per finire, Ariston non è solo divertimento, non è solo comicità, non è solo spettacolo, ma anche un occhio di riguardo alla giustizia. E questo è un argomento importante che magari vedremo anche più avanti con Telenord, però possiamo dire che entro martedì 20 gli istituti Esatto. scolastici potranno mandare i video dei propri studenti a tema e che poi dal 26 marzo al 15 aprile saranno aperte le votazioni online di questo altro concorso che è quello dei corti per la giustizia, quindi anche un impegno sociale quello del Teatro Ariston. Sì, dall'8 gennaio al 20 di marzo, stiamo ancora aspettando fino al 20 di marzo gli ultimi video che arrivano. E i video saranno mandati dalle scuole, questa è una collaborazione appunto con avvocati, magistrati e le scuole dovranno fare i loro video a tema legalità e giustizia. E sono arrivati già parecchi video, adesso aspetteremo fino alla fine quanti ancora ne arriveranno. That jazz.